Oggi vi parlo di un nuovo prodotto. Vi voglio recensire il gel seboregolatore al tea tree oil del brand Biosmos. Non so se già conoscete questo brand. Io sto facendo una collaborazione con loro, quindi ho scelto alcuni prodotti da provare per poi testarli e recensirli, ovviamente in modo del tutto veritiero, senza alcun compenso, sul mio canale. Quindi state sicure e certe che qualsiasi recensione che troviate sul mio canale è sempre veritiera ed è proprio la mia vera e propria opinione personale. Ho potuto notare, testando i prodotti e anche dal loro sito, che è un brand che unisce natura e chimica, quindi all'interno dei loro prodotti ci sono sostanze naturali, però non ci sono solo quelle, anche se ho notato che, al contrario di molti brand che si spacciano per naturali o comunque per vegetali e poi che scrivono magari sulla confezione, non so, crema alla camomilla, e poi guardando l'inci la camomilla è nell'ultimissimo posto, qua i prodotti naturali effettivamente ci sono, si sentono sia a livello di profumo sia a livello di risultato, e si vedono nell'inci ovviamente. Comunque, questo brand segue una filosofia, quindi loro non mettono nei loro prodotti materie prime derivate dal mondo animale, i loro prodotti non sono testati sugli animali, sono GM free. Quindi il barattolo si trova in questa scatola, dietro ci sono scritte tutte le proprietà del tea tree oil e come si usa il prodotto, indicato per pelli miste, impure ed acneiche. È a base proprio di olio essenziale di tea tree, che come vedrete poi, come vi dirò poi, effettivamente c'è, non è solo una scritta. Poi c'è contenuto in questo barattolo in vetro, plastica, non è un tubetto, forse sarebbe stato un po' più comodo e più igienico averlo sotto forma di tubetto, però ho notato che le formulazioni in gel è meglio tenerle in questi barattoli piuttosto che nel tubetto, proprio per una questione di praticità, a prescindere dall'igiene. Comunque, come vedrete, si presenta con una colorazione rosa, grigia e una consistenza proprio molto molto gel, molto in gel. Quindi questa crema promette di opacizzare la pelle e di prevenire le imperfezioni, oltre che a curarle, proprio e soprattutto per il potere del tea tree oil. Nell'inci effettivamente è ai primi posti. Se volete vedere l'inci, andate sul mio sito, sul mio blog, non su questo, sul blog, in cui vi ho messo proprio la tabella con scritto l'inci in ordine e accanto i vari semafori, semaforo rosso, giallo, verde, come sapete. Per quanto riguarda invece l'applicazione sulla pelle e come mi sono trovata, lo sto utilizzando o la mattina o la sera. In linea di massima lo utilizzo comunque la mattina sotto al trucco, questo prodotto. La consistenza è molto in gel, quindi è un pochino più difficile da assorbirsi. Io mi aiuto con il macchinario, il face cleansing che non so se l'avete visto nei miei scorsi video, è quel macchinario che uso per pulire il viso, che ha anche la testina intercambiabile, proprio assorbi crema in lattice, quindi io faccio assorbire la crema proprio con quella testina, altrimenti metto la crema, aspetto qualche minuto e poi passo al fondotinta, anche se si sente che la pelle è ben opacizzata. La sensazione è proprio diversa rispetto a una crema normale. Devo dire che effettivamente me la opacizza bene, anche se io non ho problemi di lucidità. Quello che ho io è piuttosto un problema di acne, soprattutto purtroppo in questo periodo, da quando inizia la primavera. Come saprete se mi seguite da diversi anni, da che non ho nessun problema di acne in inverno, a che col sole inizia a spuntarmi l'acne o comunque proprio risparsi. Devo dire che sono contenta di questo prodotto perché mi sta mantenendo la situazione sotto controllo, anche se... Per quanto riguarda la profumazione, quella che salta un po' più al naso, quella che si sente un pochino di più perché è un pochino pungente, ma questa profumazione è proprio tipica del tea tree oil, quindi siccome il prodotto ha il tea tree oil tra i primi ingredienti, è ovvio che si sente la profumazione. Ma... quindi, come mi sono trovata in fin dei conti? Con questa crema mi sono trovata abbastanza bene, la sto mettendo tutti i giorni, solo una volta al giorno, e mi sta mantenendo sotto controllo la pelle, vedo che i punti neri, i brufoli sono di meno rispetto a prima, non mi dà problemi di ulteriori brufoli, me li previene, mi tiene la pelle opacizzata, ma però siccome io non ho una pelle molto grassa, ma piuttosto a tendenza acneica, lo uso solo una volta al giorno, la sera invece metto solo un semplice siero idratante. Per quanto riguarda invece il prezzo, siamo un po' più alti rispetto ai brand normali, infatti è 27,90€.
che comunque sinceramente alla fine siamo un po' lì lì con i prodotti da farmacia. Io prima utilizzavo prodotti da farmacia, cioè li utilizzo anche tuttora, e alla fine una crema vado sempre a spendere sui 20-25 euro. Qua siamo 27,90 euro, quindi alla fine un po' più alto. Comunque poi dipende anche dal tipo di crema che prendete, siamo sempre lì. Alla fine di prodotto non ce ne vuole tantissimo, quindi si può anche provare se siamo abituati a comprare prodotti di farmacia. Arriva in questa scatola qui, ovviamente poi dipende in base a quanti prodotti prendete, e dentro invece ci sono le protezioni, quindi è abbastanza buono il packaging della confezione in cui vengono inseriti i prodotti per la spedizione. E anche la velocità, per questo il sito Biosmos è totalmente promosso. Spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi lascio ovviamente nell'info box il link che porta al mio blog, l'articolo sul blog di questi prodotti in cui ci sono tutte le informazioni, link e così via. Vi mando un bacio, alla prossima, ciao!